Tutte ragazze, allora oggi sono qui per fare un altro domande, diciamo risposte. Ho qui il computer, quindi risponderò a delle domande e incominciamo subito. Allora, la prima domanda è il nome e il soprannome. Quindi il nome Chiara, il soprannome l'avevo già detto l'altra volta, ne ho vari, dipende da chi mi chiama. Poi il terzo numero di candeline sull'ultima torta di compleanno, 23, data in cui spegni le candeline, 23 novembre, luogo di nascita a Caltanissetta in Sicilia, colore degli occhi, ho gli occhi castani, colore dei capelli, allora il mio colore naturale dei capelli è castano. Poi ovviamente ho fatto varie tinte, quindi adesso sto cercando di ritornare al mio colore, quindi per adesso l'ultima volta ho fatto il colore nero blu, adesso è diventato così, ovviamente con gli shampoo, quindi adesso devo rifare il colore. Allora, altezza sono 1,65 m, peso 50 kg. Taglia di abbinamento, allora per le magliettine, comunque il di sopra, la S, e pantaloni anche la 40. Poi numero di scarpe 36. Fumi? No, odio il fumo. Hai piercing? No, però mi piacerebbe tanto fare il secondo buco qui. Allora, cosa ti piace di te e cosa non ti piace? Allora, di me mi piace caratterialmente la mia solarità, quindi essere allegra, sono sempre allegra, mentre cosa non mi piace, diciamo che con il tempo ho imparato ad accettarmi così come sono, quindi mi vado bene così come sono, cioè ognuno è bello a modo suo, quindi io... non c'è niente che diciamo non mi piaccia di me, solamente un pochettino magari del carattere, sono troppo sensibile, quindi dovrei un pochettino cercare di essere un po' più forte. Allora, sei fidanzata? Sì. Allora, hai figli? Non ancora. Sei mai stata depressa? Allora, no, proprio depressa no, però capita a tutti, penso dei momenti un po' così, un po' giù, quindi penso che capiti a tutti. Allora, frase che dici spesso, una frase che dico spesso, più spesso di tutte è ti amo. E poi... non saprei, quella che dico più spesso secondo me è questa qui. Però anche magari sto lavando per terra, non venite, insomma, sono sempre però quella che dico più spesso. Allora, di che cosa hai paura? Ho paura di perdere le persone che amo. L'ultima volta che ho pianto è stato pochi giorni fa che ho visto il film Io e Marley, ogni volta scoppio a piangere. Allora, che è il primo bacio? 15. Allora, la vita è un sogno o i sogni aiutano a vivere? Secondo me entrambi, però i sogni aiutano a vivere. Ti sei mai ubriacata? No, perché sono astemia. Sei mai stata arrestata? No. Le prime cose che guardi in un uomo sono gli occhi. Allora, tre qualità che cerchi in un uomo. Allora, dolcezza, protezione... E semplicità, queste sono le tre caratteristiche. Allora, biondo o moro? Moro. Tre colori che mi piacciono. Tre colori che mi piacciono sono il blu, il rosso e il nero. Tre numeri che ti piacciono, allora, il 14, il 23 e il 25. Canzone preferita? Non ne ho solo una, sono tante. Cartone animato preferito, cartone della Disney, il mio preferito è La Bella e la Bestia, però mi piacciono tutti i Disney, tutti i classici, però il preferito è La Bella e la Bestia. Social network preferito, Instagram,
Quante persone tra i tuoi amici di Facebook conosci realmente? Ma quasi tutti, direi. Sai cucinare? Me la cavo. Dolce o salato? Piacciono entrambi, però. Dolce. Allora, cibo preferito? Allora, salato la pizza, mentre dolce mi piacciono le paste di mandorla. Caffè normale o macchiato? Allora, non bevo tanto caffè, però mi piace di più macchiato perché preferisco il ginseng. Con lo zucchero o senza? Con lo zucchero non tanto. Cioccolato al latte o fondente al latte? A che ora vai a dormire? Dipende dalle giornate. Il primo pensiero appena ti svegli, il primo pensiero è quello subito di alzarmi, vestirmi, fare colazione e poi iniziare, diciamo, le pulizie. E l'ultimo pensiero prima di addormentarmi, faccio sempre una preghiera, quindi per i miei parenti. Credo in te stessa. Sì, diciamo che col tempo ho guadagnato più stima in me stessa, quindi credo in me stessa. Nel destino, assolutamente sì. Nell'amore a prima vista, sì. Nel vero amore, sì. Cosa odi? Allora, odio le ingiustizie, la violenza, la prepotenza della gente. La cosa più bella del mondo, secondo me, la cosa più bella del mondo è l'amore, quindi l'amore per tutto, per i figli, mamma, papà, il fidanzato, l'amore in generale. Estate o inverno? Estate, mare, montagna, mare, anche se la montagna mi piace anche tantissimo. Primo sport praticato, il primo sport in assoluto che ho praticato è il nuoto, sì. Poi, sport preferito da praticare e da guardare? Allora, da praticare mi piace tantissimo la pallavolo e anche da guardare. Poi, sai chiedere scusa? Sì, assolutamente. Sei puntuale? Sì, sempre. Allora, essere o apparire? Assolutamente essere. Salute o denaro? Ovviamente, senza dubbio, la salute. Poi, a cosa rinunceresti volentieri? A cosa rinunceresti volentieri? Ma non saprei, devo essere sincera. Ci penso, poi vi dico. Poi, scrivi con la mano destra o sinistra? Con la mano destra. La tua più grande passione, la mia più grande passione è il canto, è il ballo. Amo cantare, amo ballare. Poi, baci o abbracci entrambi? L'ultima persona che ho baciato sulle labbra è il mio fidanzato, che hai abbracciato anche. Che hai chiamato al telefono? Mia mamma poco fa, mi manca tantissimo. L'ultima persona con cui ho alzato la voce è mio fratello. Poi c'è una persona che vorresti avere lì con te adesso? Sì, è tutta la mia famiglia, perché comunque noi siamo a distanza, quindi ci mancano tutti, specialmente in questo periodo un po' così, ovviamente vorremmo avere tutti con noi. Poi, il giorno più brutto è stato sicuramente quando ho perso le persone a cui tenevo tantissimo, i miei nonni. Cosa fai quando ti senti giù di morale? Allora, prima di tutto devo per forza sfogarmi, quindi piango, perché non ci riesco a trattenermi. E poi cerco di sfogarmi, quindi io magari faccio qualcosa che mi piace fare, cantare, così cerco di non pensarci. Sei felice? Sì, anche se vorrei che questo momento passasse, appunto perché è una situazione un po' così, manca anche la famiglia, però spero soprattutto che le persone guariscano e che questo brutto momento passi. Poi, andiamo ancora giù. Allora, ti sei annoiata negli ultimi 20 minuti? No. Sei stata sincera? Sì. Ok, su queste sono le domande. Allora, ragazze, vi ringrazio tantissimo. Scrivete sempre nei commenti se avete qualche domanda da farmi o se volete un video in particolare. E adesso ci vediamo con il prossimo video.